Per l'ultimo servizio di quest'oggi torniamo in Sicilia grazie a Telepatti Web TV. Andiamo a Tindari a seguire l'11ª edizione del Festival del Teatro dei Due Mari. Di quant'è la mia risposta? Fuori target. Un'intervista entusiasmante questa al professor Filippo Amoroso, che è, oltre ad essere professore universitario dell'Università di Palermo, è anche uno dei fondatori del Festival Il Teatro dei Due Mari. Allora, ci racconti, professore, cosa è previsto, cosa è organizzato per questa 11ª edizione? Ma il Teatro dei Due Mari rispecchierà il valore delle sue proposte sia dal punto di vista culturale, con due testi, uno tratto dal mito di Edipo che riprende, soprattutto segue il corso del dramma di Seneca, con alcune intersezioni molto forti relative al personaggio di Giocasta che provengono da Sofocle, e poi racconta una vicenda fantastica di una tragedia nella forma ma che nella sostanza è una vera e propria commedia di evasione, che è l'Elena di Euripide, che perfettamente si ambienta con lo scenario marino, dove alla fine Elena e Menelao riescono a fuggire e a ritornare in patria sani e salvi da a conclusione di una vicenda divertente e interessante, di un grande inganno che è tessuto dalla mente greca nei confronti di un re barbaro. Quest'anno le rappresentazioni avranno luogo non solo a Tindari ma anche a Giardini Naxos. Il Teatro dei Due Mari è nato come teatro del Tirreno e dello Ionio, poi ha dovuto abbandonare la sede di